Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli, è giunta l'ultima ora. Come avete sentito dire che l'Anticristo deve venire, di fatto molti anticristi sono già venuti. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti da noi, ma non erano dei nostri. Se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Sono usciti perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri. Ora voi avete ricevuto l'unzione del Santo e tutti avete la conoscenza. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna viene dalla verità. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Eccoci giunti a sabato 31 dicembre 2022. Oggi è San Silvestro I, Papa. Abbiamo ascoltato la prima lettura della Santa Messa di oggi, tratta dal capitolo secondo della prima lettera di San Giovanni, versetti 18-21. Proseguiamo la nostra lettura e meditazione del manoscritto del Purgatorio. Il ritiro è stato molto gradito al buon Dio e molto profittevole alle anime. Gesù vede con piacere le anime religiose volgersi nuovamente a Lui, cercarlo come loro unico fine. Per questo le aveva chiamate al suo servizio. Ma com'è facile sulla terra dimenticare anche quanto vi è di più sacro. Un buon ritiro aiuta le anime a riprendere il loro primiero vigore. Ciò ha fatto il ritiro che avete avuto. Esso ha consolato il cuore così buono di Gesù. Quindi questo nostro costante, così dovrebbe essere, desiderio di cercare Gesù come unico fine e questo volgerci a Lui sempre nuovamente è una cosa che al Signore fa tanto piacere. Per questo ci chiama al suo servizio. Però è anche vero che è tanto facile sulla terra dimenticare quanto vi è di più sacro. Ma lo scopo di ogni ritiro, di ogni momento di silenzio che noi possiamo avere è esattamente proprio questo, no? Cosa sono i pochi istanti che abbiamo da trascorrere sulla terra paragonati alle gioie senza fine dell'eternità? Alla morte non troverete mai di aver fatto troppo. Siate molto generosa, non ascoltate voi stessa. Mirate sempre al fine al quale Gesù vi chiama, la santità, il puro amore, e quindi andate sempre avanti senza mai guardare indietro. Certo, se noi ragionassimo in relazione alla vita eterna, 100 anni di vita non sono niente. E ciascuno di noi oggi potrebbe dire: non mi sono neanche accorto di aver vissuto 50, 60, 70 anni, sono volati, ecco, appunto. Ed è vero che non avremo mai la sensazione di aver fatto troppo per il Signore. A quale fine Gesù ci chiama? Cosa si aspetta da noi? La santità. La carità. Quindi sempre avanti. Quindi mai guardare indietro. Le croci, prosegue, le grandi croci, quelle che straziano il cuore, sono il retaggio degli amici del buon Dio.
I giorni passati vi lamentavate con Gesù dell'avervi egli inviato non poche pene quest'anno. È vero. Ma perché trovate tali croci così pesanti? Perché non amate abbastanza? O a voi non avete ancora finito con le croci? Quel che avete avuto fin qui è solo il preludio di quel che vi attende. Non vi ho forse detto che soffrirete sempre quanto al corpo, quanto allo spirito, e sovente quanto all'uno e quanto all'altro insieme? Non si dà santità senza sofferenze. Ma quando lascerete agire liberamente la grazia in voi, quando Gesù possederà la vostra volontà e lo lascerete padrone assoluto, le croci, per quanto gravose siano, non peseranno più. L'amore assorbirà tutto. D'ora in poi soffrirete e soffrirete molto, poiché non in un istante l'anima arriva a svincolarsi da ogni cosa, così da non agire più che per il puro amore. Gesù vede con compiacenza i vostri sforzi. O se lo si conoscesse meglio sulla terra, al contrario lo si dimentica. Voi almeno amatelo, risarcitelo. I vostri sforzi vadano sempre crescendo al fine di fargli piacere. Lavorate senza sosta per giungere presto ad essere quali egli vuol vedervi. In effetti dobbiamo riconoscere che proprio le nostre croci sono quelle che ci fanno sempre dire che stiamo soffrendo in un modo esagerato. La fatica di saper portare la sofferenza è legata al poco amore. Tanto poco amiamo, tanto poco sappiamo soffrire. E allora impariamo a lasciare ad agire Dio. Impariamo a fare in modo che sia il Signore che agisce in noi. Lasciamoci possedere dal Signore. E poi soprattutto, e questo potrebbe essere proprio il giorno più indicato, impariamo a risarcire, a riparare, ad amare. Oggi che è l'ultimo giorno dell'anno, stiamo un po' con Gesù. Cerchiamo proprio di godere di questa sua presenza. Cantiamogli il Te Deum per tutte le grazie fin qui ricevute. E questo deve essere proprio il giorno dove facciamo veramente un po' di esame di coscienza globale. E anche di propositi. Che propositi fare in questo anno che ci attende? Come iniziarlo? In questi giorni, ecco, aspettate che volevo controllare una cosa. Un secondo è venuto in mente adesso, mi sono detto chissà, ah no, era una curiosità, prima di dirvi, no, abbiate pazienza un attimo, so che voi siete molto pazienti, no, niente. Allora, dunque,
dice così: in questi giorni siete un po' più soddisfatta di voi stessa e Gesù anche, perché vi sforzate di fargli piacere e di unirvi a lui maggiormente. Ma non crediate di essere arrivata. Questo è appena l'inizio dell'unione che egli vuole contrarre con la vostra anima. Oh, come poco si comprende sulla terra, non è vero? Qual distacco Gesù esige da un'anima che egli vuole tutta sua? Se crede di amare, ci si immagina di essere senz'altro una santa, per il fatto che si sente in sé, così sembra, un po' più di amore sensibile che l'ordinario. Ma tutte queste sensibilità naturali non sono nulla. Bisogna che l'anima si elevi, si distacchi a poco da tutto ciò che la circonda e soprattutto da se stessa, dal suo amor proprio e dalle sue passioni, al fine di arrivare all'unione divina, e Gesù solo sa tutto quel che costi alla natura giungere là. Bisogna aver fatto più di un sacrificio, bisogna che il cuore sia frantumato per le sperle in ogni amore umano, questo è difficile. Quanto poche sono le anime che comprendono tali cose. Voi che le comprendete un po' per una grande misericordia di Gesù, voi che li ama tanto, incamminatevi coraggiosamente su questa via di abnegazione e di morte voi stessa. Considerate sovente tutte le tenerezze che egli ha avuto per voi, come se andato a cercarvi lontano, come abbia appianato tutte le difficoltà incontrate sul vostro cammino. Egli ha fatto più per voi che non per qualcun altro. Ogni giorno vi colma delle sue grazie di elezione. Mi fermo qui perché sennò diventa troppo. È molto lungo questo brano. Sicuramente Gesù è contento di tutti i nostri sforzi che facciamo, assolutamente. Gesù, come abbiamo già detto tante volte, esige da noi il distacco, da tutto e da tutti. Che non vuol dire vivere come gli orsi, no? Ma vuol dire semplicemente mettere Dio al primo posto e tutto il resto sotto. Questo vuol dire. Vuol dire che Gesù esige che un'anima sia tutta sua, completamente sua. E non illudiamoci di essere santi o di amare Dio profondamente, solo ed unicamente, perché sentiamo un pochino di amore sensibile, un pochino di cuore che è effervescente, che fa le bollicine, no? Non basta. Bisogna che la nostra anima si distacchi da tutto e da tutti. Cioè, vivere nel mondo, ma col cuore e la mente nella Gerusalemme celeste. Vivere distaccati da noi stessi, dal nostro amor proprio, dalle nostre passioni. È difficile, perché solo questo ci permette l'unione divina. Ma è difficilissimo. E bisogna veramente frantumare il cuore per espellere, dice bene, per espellere ogni amore umano, che non vuol dire odiare, ripeto, ma vuol dire ordinare, vuol dire non dare alla creatura un posto che non le compete, perché compete solo a Dio, vuol dire non cercare le consolazioni degli uomini ma in Dio, vuol dire non temere il giudizio degli uomini ma il giudizio di Dio. Ed è vero che il Signore ci ha amato teneramente, ed è vero che è venuto a cercarci da lontano. Quindi siamo proprio chiamati a corrispondere seriamente a tutto questo. Considerate inoltre come ha agito nei vostri riguardi in questi ultimi giorni. Parimenti, egli attende da voi una grande generosità, più che da tante altre, cui non ha concesso tanti favori da cui non richiede una così grande perfezione. Egli attende anche una dedizione a tutta prova, soprattutto molto amore.
Bisogna che la vostra anima e il vostro cuore si perdano in Lui, che operiate unicamente per fargli piacere. Bisogna che vi eleviate al di sopra della terra e di tutto ciò che vi circonda per inabissarvi nella sua santa volontà. Dovete giungere a non perderlo mai di vista, neppure un minuto. Non crediate per questo di essere presi al punto da non poter adempiere i vostri obblighi. No, anzi, vedrete poco a poco che è tutto il contrario e che l'anima più unita a Gesù sarà anche la più esatta nell'adempimento di tutti i suoi doveri. Invero colui che ella ama agisce per lei. Egli non è più, per così dire, che uno con lei. Pensate se ben diretta e aiutata in quel che deve fare. Qual bene può fare attorno a sé un'anima interiore? Non v'è che lei che ne faccia. Tutto quel che è fatto altrimenti inutile. Ci sarà una ragione se quest'anima del purgatorio ci dice che il nostro unico fine è Gesù e che dobbiamo solo far piacere a Gesù. Lo ripete sempre, ad ogni cosa, ad ogni frase lo ripete sempre. Inabissarci nella volontà di Dio. Questo giungere a vivere la presenza di Dio costantemente senza mai perdere di vista Gesù. Neanche un minuto, lei dice. E lei dice, vivendo così, poiché sarete uniti a Gesù, voi sarete molto più precisi nell'adempimento di tutti i vostri doveri, perché sarà Gesù che agirà in noi. Ma è vero, eh? Provatelo. È così, tutte le volte che noi siamo più interiori, cioè che coltiviamo di più l'intimità con Gesù, vedrete che faremo il doppio delle cose nel minor tempo, nella metà del tempo, e le faremo bene. Bene, ci fermiamo qui e auguro davvero a tutti un santo ultimo giorno dell'anno, che vi raccomando di trascorrere il più possibile in preghiera e anche, certo, con qualche persona cara, per magari pregare insieme, cantare insieme il Te Deum e festeggiare insieme in modo sobrio, bello, ma dignitoso e sobrio, questo ultimo giorno dell'anno. Io vi auguro di cuore ogni bene per questa giornata. Poi per domani vi dirò altro. Per oggi vi auguro ogni bene, perché sia veramente una giornata bellissima e indimenticabile. Benedicat vos omnipotens Deus. E poi è bello, no, che oggi finisce la settimana e finisce anche l'anno. Tutto nel nome di Maria. Domani inizia la settimana nuova ed inizia l'anno nuovo. Bellissimo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.